degli oratori di Siracusano e Pilzone e vivo un momento bello perché siamo riusciti a fare un passaggio importante per l'unità pastorale, che è quello di avere i bambini delle elementari tutti insieme all'oratorio di Sio, quelli delle medie tutti insieme all'oratorio di Clusane, e lo fanno con tanto entusiasmo, tanta gioia, perché si conoscono, anche se vengono da parrocchie, da scuole diverse, e stanno insieme senza più il problema dei distanziamenti che l'anno scorso ci dava un po' di preoccupazione, un po' di attenzione in più, e c'era tanto bello entusiasmo anche da parte del gruppo numeroso degli animatori e degli adolescenti, che aspettano con gioia l'arrivo dell'estate, l'arrivo del Grest. È un'occasione per loro di crescere, ricevono responsabilità da parte della comunità cristiana, da parte dei genitori, e si rendono protagonisti di un'esperienza rivolta ai più piccoli, di un'esperienza di servizio. Ciao a tutti, noi siamo le ragazze del Grest dell'Oratorio di Sio di Clusane. Io sono Ludovica. Io sono Giulia. Ci piace entrambe la musica e nel tempo libero io faccio atletica. Io faccio danza. Adesso siamo nel luogo nel quale tutte le mattine ci riuniamo per ballare l'inno e fare la preghiera. Adesso passeremo a un altro luogo. Eccoci qua, questa è l'entrata dove tutte le mattine ci riuniamo per fare gli approfondimenti. Ognuno va nella propria aula e approfondiamo. Siamo all'oratorio di Clusane, questo è il Grest delle medie, e quest'anno abbiamo deciso come unità pastorale di dividere completamente il Grest delle elementari e il Grest delle medie sui due oratori. Abbiamo fatto questa scelta perché da un punto di vista dell'unità pastorale è una scelta che si deve fare, visto che siamo diventati unità pastorale già nel 2013 e grazie a questo cammino siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo di adolescenti tra Iseo, Clusane e Pilzone, e così abbiamo deciso di iniziare a creare anche un gruppo di bambini che già frequentavano il catechismo insieme e adesso frequentano anche appunto il Grest e il time out delle medie. Qui siamo al time out delle medie, sono iscritti circa sulle 3 settimane una 60ina di ragazzi, circa durante la settimana sono una 50ina, e in più abbiamo anche una 20ina di animatori, e poi abbiamo alcuni volontari che ci aiutano nel gestire la mensa, nel gestire gli accessi e queste cose. Invece è il luogo dove tutte le mattine, a volte anche il pomeriggio, solitamente lunedì pomeriggio, ci riuniamo per fare dei giochi sportivi. Questa è l'entrata del bar dove tutti i giorni pranziamo. Allora, l'esperienza come animatrice è una bella cosa. Allora, io non sono mai stata una ragazza molto vicina alla chiesa, e però con questa esperienza puoi stare a contatto con i bambini e anche insegnargli dei valori che sono importanti sia per te come persona e anche aiutarli a migliorare, perché comunque, ad esempio, io facevo la bambina al Grest un bel po' di tempo fa e l'esperienza che ho avuto io mi ha portato anche a voler fare l'animatrice e aiutare questi bambini a fare delle esperienze. Diciamo che siamo partiti bene, abbiamo alle elementari di Iseo un numero di 160 bambini a settimana e gli animatori sono circa una 70ina. Siamo fortunati perché sono tanti animatori, per cui noi possiamo anche avere tanti gruppi a disposizione. Diciamo che è un'esperienza post-Covid ancora molto sentita. Le famiglie hanno bisogno anche loro di vedere i bambini ormai fuori da questo, diciamo, incubo tra virgolette del Covid, anche se comunque c'è ancora, serpeggia ancora, ma venendo qui ti rendi conto che insomma è più limitato. Ciao a tutti, io sono Sofia. E io sono Caterina. Siamo del Grest della parrocchia di Iseo.
E qui alle nostre spalle c'è il palco dove i nostri animatori la mattina salgono e fanno i balletti. E alla fine di ogni balletto si fa una scenetta del Mago di Oz, che è la scenetta scelta di quest'anno. Ciao! Ciao! E alle nostre spalle c'è la cucina dove di solito cuciniamo delle merende e dopo alle 4:30 mangiamo. E siamo del Grassi Oratorio di Seo. Qua dietro alle nostre spalle abbiamo un campo da calcio dove facciamo i vari giochi. Allora, quest'anno per il guest ci siamo organizzati partendo da dei corsi di formazione per tutti gli animatori, partendo dalla prima superiore alla quinta superiore, e l'organizzazione è partita credo verso marzo o aprile, e abbiamo avuto degli incontri settimanali di formazione in cui ci è stato spiegato quello che sarebbe stato il nostro lavoro, e in questi incontri abbiamo fatto diverse attività, diversi lavori che appunto ci hanno preparato al poter stare con i bambini, al saperli gestire, al saperci dividere in gruppo. Poi verso il mese di giugno invece abbiamo fatto proprio dei incontri in cui dovevamo preparare l'oratorio, preparare le attività, ci siamo divisi in gruppi, il gruppo giochi, il gruppo approfondimenti, il gruppo balli, gruppi per tutte le attività che poi i bambini avrebbero dovuto fare. E invece la settimana prima del guest abbiamo fatto una settimana in cui siamo stati in oratorio Zio tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e in questa settimana abbiamo appunto preparato l'oratorio, abbiamo decorato l'oratorio, continuato a preparare le attività e tutti i giochi che poi durante il guest sono stati fatti.